Erano anni che stavamo, diciamo, corteggiando la Leali, perché ha elementi di complementarietà con i nostri altri stabilimenti, soprattutto sulla fascia, diciamo, non il top di gamma qualitativo che facciamo a Padova, perché facciamo tondoni da 600 mm, cioè facciamo cose un po' particolari, però per quelli che gli altri stabilimenti era oggettivamente integrato e integrabile con gli altri stabilimenti. E quindi diventava per noi, ma ripeto, da tanti anni un obiettivo perseguito a varie riprese. Dopodiché, rispetto a altri tipi di proposte, noi offrivamo sia per Odolo che per Borgo, perché tutti voi sapete che su Odolo c'era un certo affollamento, ma su Borgo non si poteva dire altrettanto. Allora, lì ci sono due ragioni sostanzialmente. La prima è che il nostro bilanciamento fra acciaio, capacità di produzione acciaio e capacità di laminazione faceva sì che se noi avessimo preso solo Odolo non avevamo l'acciaio nostro a sufficienza per alimentarlo come vogliamo noi, e siccome il nostro tipo di prodotto è particolare, l'acciaio deve essere nostro, e quindi non avremmo avuto fra le altre due acciaierie, Padova e Salerno, l'acciaio abbastanza. Se avessimo preso soltanto Borgo avremmo avuto acciaio che ci avanzava senza la capacità di laminazione. Quindi per noi era fondamentale avere sia Borgo che Odolo, perché all'interno della diciamo, economia complessiva del gruppo si bilanciava la capacità di produzione d'acciaio con quella di laminazione. Tenuto conto che poi adesso l'acciaio ne produciamo un po' di più di quella che la capacità di laminazione, però abbiamo anche delle nicchie di mercato, billette per lo stampaggio, vi dicendo, dove la billetta, che è un prodotto che si fa a Borgo, che può sembrare banale, può diventare anche un prodotto nobile se viene venduto direttamente non a quello che la trasforma in un laminato mercantile o un tondo, ma la lavora agli stampatori che partono, il loro processo parte dalla billetta. Questa è un po' la filosofia che abbiamo seguito e che, diciamo, portiamo avanti con determinazione anche per riuscire a portare a termine l'acquisizione. Avendo individuato quello che potremo fare, è chiaro che soprattutto i tecnici hanno l'impazienza di... Credo che sia un obiettivo anche della curatela. Diciamo che so informalmente che stanno lavorando a tutte le attività propedeutiche per far quanto prima la gara. Ci sono dei tempi tecnici, perché devono fare le perizie, ci sono una serie di attività che sono in corso, e credo che vogliano fare il più presto possibile. Ora, non so se addirittura prima della scadenza del contratto, credo che sia abbastanza difficile.